Bene, come vi anticipavo, siamo in collegamento diretto con l'Ucraina. Dall'altra parte c'è una cara amica di Padre Pio TV, la giornalista, scrittrice e attivista Claudia Conte, in ottima compagnia. Buongiorno Claudia, ben trovata. Buongiorno Tony, buongiorno dall'Ucraina, sono qui con Veronica oggi, che è arrivata appena adesso, ci siamo incontrati a Leopoli, a Lviv, perché Veronica è arrivata da Kharkiv e verrà in Italia, e questa è una bella notizia, dove procederà con delle cure mediche di cui ha bisogno presso la Fondazione Gnocchi di Milano, grazie al sostegno del cardinale Zuppi, insieme alla Memoria Viva, che è questa realtà straordinaria che ha fatto 50 missioni umanitarie in Ucraina e si impegna davvero senza sosta per aiutare le persone, come Veronica era a Kharkiv e purtroppo è stata vittima di un missile russo. Perché ormai i missili russi purtroppo colpiscono anche i condomini, colpiscono anche le abitazioni dei civili, non vanno a colpire soltanto le basi militari, ma vanno proprio dove ci sono ragazzi, bambini, innocenti. E lei è proprio una vittima della guerra, però per fortuna è un bel messaggio di speranza, ha fatto tantissimi interventi di urgenza nell'ospedale di Kharkiv. Però come vedete adesso sta bene, porta i segni di quello che è accaduto. Ma adesso sta bene ed è pronta a iniziare una nuova vita. E noi siamo felici per lei e grati per le persone che come te si impegnano quotidianamente per riparare gli orrori della guerra, una guerra, che dura da tanto troppo tempo. Del resto tu in Ucraina c'eri già stata e ecco, magari mentre chiacchieriamo vedremo anche delle immagini di repertorio. Com'è la situazione? Come stai trovando la situazione lì sul posto? Allora, sì, sono ormai più di 500 giorni dalla guerra, sì. E la situazione qual è? È che tante città sono distrutte. Pensiamo a Kharkiv, la città di Veronica, però tante città sono occupate dai russi, come Mariupol. Sono tante le città che purtroppo non. Kherson, Nikolaj, Sum. Sono davvero tante. Qualche giorno fa c'è stato poi un feroce bombardamento, il più brutto dall'inizio della guerra, che ha colpito le 15 regioni in Ucraina, compreso Lviv, dove ci troviamo adesso. Le persone sono spaventate, sono stanche, perché è troppo tempo che dura questa guerra. Quindi il primo anno c'era forse una volontà di difendere la nazione. Anche adesso c'è, però c'è anche tanta stanchezza perché tante persone sono morte, troppi civili anche sono morti, tanti bambini sono morti e tanti sono rimasti orfani e porteranno per sempre nella loro mente purtroppo questi ricordi terribili. Queste immagini che vedete sono nel cimitero dove, come vedete, insomma, andiamo a portare degli omaggi, delle preghiere ai tanti ragazzi, anche giovanissimi che hanno perso la vita combattendo per la loro nazione e lasciando un vuoto indelebile perché la guerra è un male inaccettabile e dobbiamo con forza tutti chiedere sempre la pace, non abituarci alla guerra e alla sofferenza, ma capire che invece bisogna trovare un modo, se due persone litigano, no? Ci vuole un terzo che le aiuta a trovare un accordo ed è quello che dovrebbe avvenire adesso tra Russia e Ucraina. Tutto il resto del mondo, l'ONU, le Nazioni Unite, insomma l'Unione Europea, devono fare più sforzo diplomatico per parlare di pace. E Sforzo. anche l'ONU invece questa cosa la fa, ad esempio, Papa Francesco con il cardinale Zuppi, che ricordiamo ha fatto una missione di pace internazionale l'anno scorso Ecco, e ha cercato. volevo arrivare proprio lì. In effetti la Chiesa è sempre in prima linea con Papa Francesco su tutti, che ricorda sempre la martoriata terra dell'Ucraina in ogni suo intervento, e il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accanto a cui ti abbiamo visto in questi giorni. Ecco, che cosa ti ha detto il cardinale a proposito?
Cardinale Zuppi dice che appunto bisogna promuovere la pace in ogni modo e aiutare i civili. Quindi la sofferenza dei bambini è un qualcosa di intollerabile, però la storia di Veronica è un simbolo di luce. Ecco, come vedete, lei è veramente è viva per miracolo. Ha avuto un miracolo, Veronica, perché ha avuto un forte bombardamento nel suo condominio dove era insieme al suo cane, che lei amava tantissimo. Il cane purtroppo è stato colpito, non c'è più. E lei invece, grazie anche ai specialisti dell'ospedale di Kharkiv, ha riuscito a avere degli interventi che hanno salvato la sua vita, però adesso ha bisogno ancora di cure e quindi verrà in Italia, grazie appunto alla Memoria Viva, ma anche a Cardinale Zuppi, e andrà a Milano, pronta, tra un po'. Sei contenta di andare in Italia? È Verrà vero. con noi in Italia, quindi scoprirà il nostro paese. L'Italia è anche una nazione generosa che ha sempre ospitato i profughi di guerra, soprattutto dell'Ucraina. Anche i bambini dell'Ucraina sono tanti, si trovano in Italia, in tante realtà di terzo settore. Pensiamo anche ad esempio a Peter Pan, Onlus Terza Stella, che ospita i bambini oncologici ucraini. Quindi bambini che in Ucraina insomma, erano in cura presso gli ospedali pediatrici. Questi ospedali pediatrici sono stati bombardati e quindi hanno necessità di continuare le cure e molti sono in Italia, anche in cura gratuita al Bambin Gesù e ospiti di queste realtà. Qualche mese fa c'è stato un terribile bombardamento a Kiev, nell'ospedale pediatrico di Kiev, e anche questo è intollerabile che i militari russi colpiscano un ospedale, no? È un qualcosa di davvero raccapricciante, che è quello che d'altronde purtroppo accade anche in altri paesi del mondo, però poi a farne le spese sono i bambini, questo è qualcosa che dobbiamo condannare sempre, tutti i giorni, non dobbiamo smettere di pensare a questo orrore. E forse soltanto se si viene in queste terre si può capire, soltanto se si parla con chi ha subito, come parlando con Veronica, capiamo che appunto lei è un simbolo però di pace, di possibilità di rinascita, no? Sì. Speriamo che possa il suo esempio illuminare tutti. Ed è bello, è stato bello vedere il suo sorriso che in parte cancella, ecco, i segni della guerra, di quel bombardamento, anche se ci sono segni che non si cancellano facilmente. A volte per questo il nostro impegno a gridare forte, la nostra indignazione contro la guerra, le guerre di tutto il mondo è alto. E per questo siamo veramente grati al tuo impegno quotidiano, Claudia, in difesa dei diritti dei più deboli. Ed è davvero prezioso quello che fai tu ormai da diverso tempo. Non sono l'unica, cioè adesso la memoria viva è davvero una realtà straordinaria, ma oggi è venuta con me in Ucraina anche Claudia, che vedete qui con me. Lei fa parte del Rotary, anche lei è una persona che si impegna molto per gli altri. Speriamo che attraverso questa sua visita anche il Rotary possa intervenire qui in Ucraina e aiutare i civili che hanno tanto bisogno. Quindi è anche una missione, come dire, per cercare nuova sinergia e quindi è un messaggio anche a tutti gli ascoltatori di non lasciare solo l'Ucraina e di contribuire in qualche modo. Chi volesse potete anche contattarmi personalmente e io poi vi posso indicare i modi per aiutare la popolazione ucraina, Ecco, soprattutto i bambini. dici come possiamo fare per entrare in contatto con te, che oltre ad essere una strenua promotrice appunto dei diritti umani, sei anche una formidabile attivatrice di connessioni, di sinergie, come dicevi tu, che in questo momento sono assolutamente necessarie. Anche sui miei social network, insomma li conoscete, su Instagram, su LinkedIn, su Facebook, sulla mia mail, c'è tutto il modo per contattarmi, noi vi rispondiamo, poi in base alle vostre, diciamo, richieste di informazioni vi possiamo indirizzare in delle realtà, ad esempio la Memoria Viva è una realtà seria in cui veramente le donazioni arrivano dove devono arrivare. E io l'ho visto con i miei occhi, anzi lo tocco, no? Stando qui, vedo davvero quello che fanno.
lo puoi testimoniare. Bene, Claudia, noi ti ringraziamo di cuore per questo collegamento, ringraziamo di cuore Veronica e Claudia che è alle tue spalle, che sono alle tue spalle, e speriamo di ritrovarvi presto, grazie Veronica, speriamo di ritrovarvi presto per continuare a raccontare quanta potenza può scaturire da gesti d'amore come il tuo, come il vostro, per cui continuate così e grazie per quello che fate. Grazie a te, fate una preghiera da Padre Pio, da San Giovanni Rotondo per noi, per Veronica e per l'Ucraina. Non mancheremo sicuramente, vi aspettiamo San Giovanni Rotondo da Padre Pio, buon proseguimento di giornata. Ciao.